Ciao a tutti dagli amici di Rock It, siamo qui nello studio di Taurus con Ercomi. Io interno uno dei dischi più belli del 2017. Il tour è andato una bomba e dopo qualche mese di tour del tuo primo album, il tuo primo vero grande tour, come sei cambiato intanto e come hai affrontato il demone del palco? Potrei stare mezz'ora a parlare di questo. E è stato difficile, ci ho lavorato parecchio. Va tanto a esperienze, quindi devi fare i palchi, devi trovarti la gente sotto, capire che pubblico hai. Sono tante le sfaccettature. Grande data sarà la seconda ed ultima data del Miami Ora sul palco del Fabrica Milano il 24 febbraio e tu hai detto che quella sarà una bella grande festa. Ci puoi già dire se hai qualche sorpresa? Ovviamente non spoilerò nulla, perché mi piace lasciare un pochettino di suspense, però sarà molto bello. Io poi il Fabric lo associo un po' al mio uno dei miei primi live, e si parla veramente di tanto tempo fa, e non andò benissimo, quindi sono bello motivato nel fare bene, nel portare un mio vero e proprio show finalmente. Tu hai fatto una bellissima traccia che si chiama Liam Gallagher, che è una delle grandi rockstar degli anni 90, dell'ultimo quarto di secolo del Novecento. E c'è questa tendenza, comunque, anche di altri tuoi colleghi, a tirare un po' in mezzo la rockstar e le rockstar in genere, e non solo gli italiani, anche Post Malone, per citarne uno, Sfera e tanti altri. Cos'è che in questo caso, comunque, nel tuo caso, ti affascina della rockstar? Se è lo stile di vita o se è un'influenza anche musicale? Beh, sicuramente musicalmente mi fa bene, mi apre parecchio. Io davvero comunque sono sempre stato blindato quasi nel rap, nulla di male, però sono nato e cresciuto con questi tipi di suoni, con questi tipi di con altri tipi di, appunto, di rappate, cantate, eccetera. Quindi sono super propenso, sono stato super propenso nell'aprirmi, nell'ascoltare cose nuove, proprio perché a parte al di là poi del fatto che io sia un interno e quindi musicalmente non può che farmi bene, culturalmente è giusto secondo me che una persona almeno si informi, non deve essere per forza poi affascinato. Devo dire che poi sì, la cosa che mi affascina parecchio è sempre stata un po' l'attitudine, in questo caso di Liam Gallagher, ma delle rockstar in sé, una cosa che ci vuole, un'attitudine che secondo me è fondamentale, al di là poi del genere che fai. Curiosità che ti chiedo, in tour, quando sei in furgone, ti sposti, cosa ascolti? Ultimamente sto un po' limitando appunto l'hip hop e rap, ma non perché ci sono motivi, ma solo perché veramente ci ho dato dentro da quando ho 10 anni, se non anche prima. E quindi ovviamente con una consapevolezza decisamente più chiusa, no? Più ragazzinosa, invento termini. Ecco, la Michelin mi è piaciuta molto, Caparezza, però allora rientriamo nel rap. Se invece comunque cambiamo nazione, siamo un po' più internazionali, sto ascoltando il nuovo disco degli XX. Altra cosa che ci hai appunto rivelato prima è che appunto a fronte di questa cosa tu stai cominciando a suonare la chitarra. Sì, sto provando, mi sto cimentando, ho appena iniziato, quindi detto, cioè, con questo non è che io fra 3 mesi arriverò sul palco con la mia chitarrina. Oddio, mi auguro di sì. Però 3 mesi è veramente Ti presto. chiedo già se hai al lavoro su nuovi brani, stai facendo cosa nuova, se queste cose che frullano stanno già frullando o passano già dalla mano sul foglio in questi giorni. Non smettono mai di frullarmi. Io ho già scritto un sacco di cose quando il disco Io in terra uscì. Sono pieno di lavori, pieno di cose che butterò, pieno di cose che terrò. Non spoilerò nulla. Però sarà un altro anno di fuoco, un altro 2018 parecchio parecchio forte per quanto mi riguarda, e sono motivatissimo nel non farla finire qui. Anzi, 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 farà strano anche quest'anno vedermi in altre chiavi, in altre tante cose. Sì, il lavoro, sì, il mettersi a pieno in quello che si fa, però ci vuole anche il momento di svago, perché sennò ti prendi troppo sul serio e non va bene neanche quello. E non va bene nemmeno non prendersi troppo sul serio, perché poi di esempi di merda ce ne abbiamo parecchi. E io sono molto, mi arrabbio a volte, ma perché non riesco davvero a capire come un soggetto, nonostante parlo di tanti giovani che adesso stanno uscendo, alcuni molto forti, altri vanno tanto,
facendo cose che già esistono. Io mi chiedo, ma com'è possibile che ci sia un pubblico anche per loro, con tutto il rispetto, ma non perché, ma perché sì, ci sono già, c'è quello e quello, fanno, e poi c'è tutta la, no, un imbuto di stessa roba, poi c'è quello e poi un imbuto, ma cazzo, non avete voglia di mettervi in gioco, di fare delle cose vostre, di, forse sbaglio, ma non mi interessa sbagliare, capito, non mi fa paura, e non penso, per tutto sommato, adesso c'è un po' di ego, di sbagliare ragionando così. Tutti possiamo essere così personali da riempire uno spazio che non è mai esistito. Se vogliamo essere coraggiosi abbastanza da renderci personali. Dire ne sentiremo parlare non ha senso perché ne stiamo già sentendo parlare tanto, ne stiamo parlando e dal suo primo album è già entrato nella rosa di quelli che possiamo definire i big, quantomeno della nuova ondata del rap nuovo, del rap bello, del rap importante italiano, ecco questo. Super onore, ma davvero. Sul palco del Miami Ora il 24 febbraio al Fabric. Non vedo l'ora, non mancate. Ciao a tutti da Rockit e soprattutto da Arcomi.